i profili di tassazione del reddito da lavoro dipendente in ambito internazionale. Facciamo attenzione perché chiaramente questo è un argomento che ci interessa marginalmente, nella misura in cui, secondo i principi che ti andrò a spiegare da qui in avanti, il lavoratore dipendente che si trasferisce fiscalmente all'estero e lavora presso un datore di lavoro estero, appunto in qualità di dipendente, non ha obblighi dichiarativi o di adempimenti nei confronti dell'Italia e soprattutto il suo reddito verrà pagato e quindi evidentemente tassato sia ai fini retributivi sia ai fini contributivi nel paese di destinazione. Magari quella che stai valutando è appunto un'offerta di lavoro presso l'estero oppure presso un paese estero da parte di un datore di lavoro non italiano, o magari lavori per un'impresa multinazionale italiana o che ha filiali anche in Italia, che sta pensando di distaccarti o ti ha fatto una proposta per andare a lavorare a Dubai piuttosto che a Hong Kong, piuttosto che in Svizzera, eccetera, eccetera. Fai molta attenzione, te lo dico per esperienza, senza come dire, gettare discredito su nessuno, ma spesso anche i dipartimenti fiscali delle grosse multinazionali, comunque dei grossi gruppi aziendali, fanno difficoltà a seguire per bene un distacco, una trasferta o un trasferimento di un lavoratore dipendente. Questo perché le regole non sono semplicissime, sono sicuramente sempre in costante aggiornamento, ma diciamo che nei grossi dipartimenti, o meglio nei dipartimenti fiscali delle grosse società, c'è sempre molto da fare e quindi chiaramente si dà sempre priorità ai piani alti piuttosto che a qualche lavoratore dipendente. Questo lo dico chiaramente con tutto rispetto anche per te che mi stai ascoltando, e di fatto è un consiglio, quindi non ti fidare al 100% di quello che ti dicono, ma cerca sempre di approfondire se ti stanno dicendo la verità o se il funzionario che ti è stato affiancato, affidato per seguirti nel trasferimento, nel distacco all'estero, è sufficientemente preparato, perché se la contrattualistica ad essa relativa al tuo spostamento, insieme a tutto quello che concerne il trasferimento di residenza fiscale, non è fatta come si deve, tu chiaramente rischi insieme al tuo datore di lavoro un po' di problemi con il fisco. Ok? Quindi, fatte queste premesse, il concetto anche qui per quanto riguarda la tassazione del reddito da lavoro dipendente, il driver principale, il fattore a cui devi guardare in primis è la residenza fiscale. Banalmente, quindi, se sposti la residenza fiscale all'estero, vai a lavorare presso un datore di lavoro inglese piuttosto che presso un datore di lavoro a Dubai oppure ad Hong Kong e trasferisci la tua residenza fiscale, sarai tassato solo e soltanto nel paese di destinazione e in più tutti gli obblighi contributivi e retributivi graveranno sul tuo datore di lavoro. Questa è la regola generale che si applica fondamentalmente per tutti. Se invece trascorri all'estero per conto del tuo datore di lavoro, italiano oppure estero, non importante, un determinato periodo, ma non sposti la residenza ai fini fiscali, allora rimani fiscalmente residente in Italia. Se rimani fiscalmente residente in Italia, mantieni obblighi contributivi e retributivi in Italia, cioè verrai tassato ai fini IRPEF e ai fini INPS ancora in Italia. Quindi molto semplice il discrimine: perdi la residenza, non paghi più in Italia; non perdi la residenza, continui a pagare in Italia. C'è un caso particolare che voglio segnalarti, che è quello delle cose che probabilmente, se sei in questa situazione, un minimo conoscerai, ma adesso entriamo un attimino nel dettaglio, ti sarà un po' più chiaro, e cioè quello delle retribuzioni convenzionali. E cioè si può verificare il caso in cui tu mantenga la residenza fiscale in Italia e però venga distaccato. Per distacco si intende, diciamo, può essere una trasferta o trasferimento, quindi nel senso più ampio del termine, viene distaccato presso l'estero per un periodo che supera i 183 giorni nell'arco di 12 mesi e il tuo lavoro, cioè lavori in via esclusiva e continuativa per il medesimo datore di lavoro. Quando si verificano queste condizioni, e cioè permani all'estero per più di 183 giorni nell'arco di 12 mesi, e questi 12 mesi, bada bene, possono essere anche a cavallo d'anno, quindi non deve essere per forza un anno civile civilistico che va dal 1 gennaio al 31 dicembre, ma un anno di calendario, ma possono essere 12 mesi anche a cavallo d'anno. Quindi se rimani a lavorare per più di 183 giorni nell'arco di 12 mesi in via esclusiva e continuativa per il medesimo datore di lavoro,
Allora, lo Stato italiano ti dà un'agevolazione. Questa agevolazione, che trovi all'articolo 51,8 bis del testo unico sulle imposte del reddito, è un'agevolazione che il fisco italiano ti dà, cioè ti dà la possibilità di pagare un po' meno tasse, perché queste retribuzioni convenzionali, come dire, prevedono delle basi imponibili che sono più basse della tassazione ordinaria. Quindi è un'agevolazione che viene data ai lavoratori distaccati presso l'estero, che appunto di fatto lavorano, ma non, cioè sono fiscalmente residenti in Italia, ma non lavorano effettivamente sul suolo dello Stato. Quindi queste retribuzioni convenzionali ti danno la possibilità di pagare un po' meno tasse. Attenzione, perché le retribuzioni convenzionali non rappresentano un'eccezione, e cioè se tu ti trovi nella condizione che ti ho appena detto, 183 giorni nell'arco di 12 mesi e lavoro in via continuativa ed esclusiva per il medesimo datore di lavoro, tu sei tenuto per legge ad applicare le retribuzioni convenzionali. Quindi non è un'opzione, non puoi scegliere tra tassazione ordinaria e retribuzioni convenzionali, dovrai per forza applicare le retribuzioni convenzionali. Di nuovo, facciamo attenzione, 9 volte su 10 le retribuzioni convenzionali rappresentano un'agevolazione, paghi meno, un po' meno tasse rispetto alla tassazione ordinaria dei tuoi colleghi che invece rimangono a lavorare sul suolo del territorio italiano. Però potrebbero, e si sono verificati nel corso del tempo, può capitare, potrebbero verificarsi delle situazioni rare, ma poco possono capitare, in cui di fatto le retribuzioni convenzionali ti costringono a tassare il tuo reddito più della tassazione ordinaria, in misura maggiore. In quel caso, nonostante l'obbligatorietà della norma a senso unico che prevede l'applicazione delle retribuzioni convenzionali, negli ultimi passaggi di giurisprudenza ci sono alcune commissioni tributarie provinciali e regionali che sembrano però dare la possibilità poi di tornare alla tassazione ordinaria. Quindi fai molta attenzione in ogni eventuale distacco. I calcoli che riguardano una tassazione del tuo reddito da lavoro dipendente devono essere fatti prima di muovere un solo passo. 3 cose da sapere, da tenere a mente per quanto riguarda le retribuzioni convenzionali. Numero 1, il calcolo cambia di anno in anno, cioè di periodo d'imposta in periodo d'imposta, sulla base di decreti che sono pubblicati dal Ministero del Lavoro in Gazzetta Ufficiale. Quindi ogni anno il Ministero è come se pubblicasse delle tabelle di calcolo e queste cambiano di anno in anno, quindi facciamo molta attenzione. Numero 2, ogni anno insieme con il decreto, tendenzialmente insieme alla pubblicazione dei decreti relativi alle retribuzioni convenzionali in gazzetta ufficiale, anche l'INPS partecipa con una circolare che di solito aggiunge sempre qualcosa di nuovo, nel senso chiarisce sempre qualche dubbio in tema di calcolo delle retribuzioni convenzionali. Quindi ogni anno andiamoci a vedere il decreto e la relativa circolare INPS. Numero 3, la retribuzione convenzionale va calcolata lorda, ma possono essere dedotti i contributi eventualmente versati dal datore di lavoro anche esteri, quindi dalla base imponibile indicata dalle retribuzioni convenzionali dal decreto è possibile dedurre i contributi versati all'estero dal datore di lavoro, se ci sono, evidentemente, ok? Mentre facciamo molta attenzione ancora a non confondere le retribuzioni convenzionali, che sono un istituto, o meglio una norma 100% italiana, da il modello di convenzioni contro le doppie imposizioni. Sono due cose diverse. Il modello di convenzione contro le doppie imposizioni entra in gioco quando mantieni la residenza fiscale in Italia, ma vieni mandato a lavorare all'estero per periodi più o meno lunghi di tempo. In questa circostanza potrebbe verificarsi l'ipotesi in cui tu risulti fiscalmente residenti in tutti e due i paesi, o ancora potrebbe verificarsi l'ipotesi in cui lo stato di destinazione, per esempio in Inghilterra, voglia tassare il tuo reddito prodotto in Inghilterra in qualità di lavoratore dipendente, anche se non sei fiscalmente residente in Inghilterra. Questa cosa può succedere, succede spesso. In questo caso, per evitare la doppia imposizione, allora si ricorre nuovamente alle cosiddette convenzioni contro le doppie imposizioni.
tendenzialmente l'articolo di riferimento delle convenzioni, quello che devi andarti a leggere se sei un lavoratore dipendente e ti trovi in questo caso, in questa possibilità di subire una doppia imposizione, è l'articolo 15. Facciamo attenzione però che a seconda delle circostanze del caso, quindi lavoratore privato, lavoratore pubblico, lavoratore universitario, l'articolo di riferimento della convenzione può cambiare. Tendenzialmente, te lo ripeto, è l'articolo 15. Che cosa prevede generalmente l'articolo 15 dei trattati stipulati con l'Italia? Tendenzialmente, se mantieni la residenza fiscale in Italia, la convenzione contro la doppia imposizione, ad esempio quella tra Italia e Inghilterra, prevede una tassazione, ma tendenzialmente tutte ricalcano questo modello, prevede una tassazione cosiddetta concorrente, cioè l'Italia ti tassa, il paese di destinazione, ad esempio Inghilterra, ti tassa, però è previsto tramite poi l'articolo di base o il 23 o il 24 di ciascuna delle convenzioni che entrano in gioco, recuperare le imposte assolte all'estero tramite quello che si chiama credito d'imposta. Quindi in questo caso finanziariamente il danno lo subisci, però poi riesci a recuperare quanto hai assolto all'estero tramite appunto il meccanismo del credito d'imposta, quindi dichiarazione dei redditi in Italia per recuperare le imposte effettivamente pagate all'estero.